I fenomeni migratori vanno affrontati per quel che sono, movimenti globali che non vengono cancellati da muri o barriere. Nello studio dell'appartamento nello studio dell'appartamento in cui vivo, al Quirinale, ho appeso un disegno che raffigura un ragazzino di 14 anni, annegato con centinaia di altre persone nel Mediterraneo. Recuperato il suo corpo, si è visto che nella fodera della giacca aveva cucita la sua pagella, come fosse il suo passaporto, la dimostrazione che voleva venire in Europa per studiare. Questo disegno mi rammenta che dietro numeri e percentuali delle migrazioni, che spesso elenchiamo, vi sono innumerevoli singole persone, con la storia di ciascuno, i loro progetti, i loro sogni, il loro futuro tante volte cancellato. Certo. Certo, occorre un impegno finalmente concreto e costante e proprio dell'Unione Europea. Occorre sostegno ai paesi di origine dei flussi migratori. È necessario rendersi conto che soltanto ingressi regolari, sostenibili, ma in numero adeguatamente ampio, sono lo strumento per stroncare il crudele traffico di esseri umani. La prospettiva e la speranza di venire senza costi e sofferenze disumane indurrebbe ad attendere turni di autorizzazione legale. Inoltre, ne verrebbe assicurato inserimento lavorativo ordinato, rimuovendo la presenza incontrollabile di chi vaga senza casa, senza lavoro e senza speranza, o di chi vive ammassato in centri di raccolta, sovente mal tollerati dalle comunità locali. Occorre percorrere strade diverse.